Salve a tutti. Con questo piccolo video intendo eh, spiegare eh, le funzioni essenziali di LibreOffice. LibreOffice è uno strumento che ho scelto eh, per la compensazione del disturbo della eh, lettoscrittura eh, per alcune particolari sue eh, prerogative. Eh, nel kit eh, PC di 2015 si trova la cartella 8 come tutte le cartelle anche LibreOffice eh, eh, si troverà sia il eh, programma eh, in questo caso è il più nuovo uscito in uh, marzo 2015 e il video che sto facendo. Eh, LibreOffice una volta installato eh, farà trovare un lanciatore sul desktop e questo lanciatore eh, permetterà eh, di lanciare documento di testo, di presentazione, di calcolo e di disegno, ma noi ci soffermiamo su quello, eh, sul documento di, eh, di testo. Allora, ho precaricato un documento eh, di testo per mostrare appunto le funzioni che ne fanno eh, di LibreOffice, di Writer di LibreOffice, uno strumento per la compensazione della letto-scrittura adeguandolo alle nostre alle nostre esigenze allora intanto eh, è interessante e eh, importante anche scegliere il font ad alta leggibilità in questo caso il font che ho scelto è il verdana conviene appunto scegliere eh, il verdana e poi eh, eh, istruire LibreOffice eh, per eh, avere un buon correttore ortografico e un preditore di parola. Eh, per fare questo eh, clicco eh, su strumenti eh, e alla voce eh, opzioni di correzione automatica eh, posso scegliere eh, appunto eh, varie funzioni, le eccezioni, le opzioni eh, di correzione finché si digita o di evidenziazione della correzione, la lingua, ecco, e la cosa che mi interessa di più, eh, oltre a queste funzioni eh, di eh, correzione automatica e quindi il programma corregge l'errore eh, di digitazione o eh, di scrittura, il completamento di parola perché posso arrivare a una lunghezza minima di 5 caratteri, eh, vale a dire che dopo 5 caratteri ci sarà una eh, ipotesi di scrittura messa in eh, evidenza a, di fianco e arrivare a scegliere fino a 10.000 eh, lemmi, vale a dire che il computer eh, avrà eh, 10.000 voci di scelta eh, per quella parola che è iniziata con questi 5 caratteri. La cosa che è interessante è che LibreOffice raccoglie le tue parole, cioè eh, fino a che eh, noi scriviamo, lui memorizza il nostro stile di scrittura ed esporrà eh, la parola eh, che di solito noi usiamo, che inizia con quelle. Eh, con quelle eh, Lettere che sono state digitate, non clicchiamo prima di chiudere il documento rimuovi la lista perché, se eh, ritorna ad usare solo la sua lista. Invece, così, senza questa spunta, imparerà da noi. Eh, clicchiamo OK e LibreOffice adesso correggerà il testo e ci predirà le parole. Un altro strumento abbastanza importante di LibreOffice è fare in modo che nelle opzioni di eh, scrittura eh, lui eh, scriva sempre con il verdana cioè col carattere di base ad alta leggibilità se no ad esempio qua userebbe di default il time roma l'ariel che non hanno eh, la leggibilità del verdana quindi io clicco verdana e, e lui ogni volta che inizierà a scrivere eh, userà il carattere che io ho, 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 ho scelto eh, ovviamente, per evitare l'affaticamento nella scrittura, sceglierò un font abbastanza grande. Io ho scelto il 12 eh, in questa, eh, questa configurazione. L'intestazione 14 non solo per il documento attivo, ma per tutte le scritture che farò. Ok, questo vuol dire che quando io comincerò a scrivere, lui scriverà con il ventana 12. Adesso, eh, sempre gli strumenti per aumentarne la portabilità di questo documento e, e evitare eh, che... Eh, ok, andiamo sempre in opzioni. Ecco, ed evitare che eh, il, lo strum, il, il, il documento sia salvato in ODT, che è un formato di LibreOffice libero, ma eh, se il ragazzino deve dialogare il suo documento con altri e oggi sappiamo che il documento più in uso è il documento di eh, Microsoft Word, eh, conviene che eh, nelle funzioni generali il salvataggio del documento di testo non sia l'ODF ma sia eh, Word. Ecco vuol dire che ogni volta che io salverò il testo sarà salvato in formato doc. Sceglierò il salvataggio automatico ogni 4 minuti. Così ogni 4 minuti sono sicuro che il mio documento non si perderà, ma verrà eh, registrato e salvato. Ok, ecco quindi il nostro LibreOffice allestito con preditore di parola, correttore ortografico, salvataggio automatico e un font ad alta leggibilità. Le altre funzioni sono quelle classiche di ogni, di ogni eh, elaboratore testi. Quindi eh, non mi dilungo, eh, casomai eh, mostro che cosa vuol dire il preditore di parola, obiettivi, ecco vedete è già uscito perché c'era già nella parola, quindi lui ancora alla quinta lettera eh, mi fa la proposta, clicco invio, ecco obiettivi. Eh, Liberoffice è eh, fantastico per la possibilità di introdurre immagini direttamente eh, copiate nella cache del computer con eh, copia e il programma Fast Home Capture che è sempre nel kit e quindi permette di costruire verifiche, testi commentati con molte immagini che sono i salvavita dei nostri ragazzi con disturbo specifico dell'apprendimento. Quindi per le guide del kit PC DSA 2015, portabile, eh, Francesco Fusillo, vi ringrazio per l'attenzione eh, di questa piccola guida eh, su eh, LibreOffice Writer.